Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi non mi vedrete, qualcuno dirà grazie al cielo. Comunque sto registrando questo video per mostrarvi una cosa che io adoro fare. Non si direbbe, ma mi piace farlo, mi piace prendermi cura dei miei pennelli e delle mie spugnette ed oggi vi mostrerò i miei metodi. Questo qui è uno shampoo che io prendo al supermercato, è fantastico, costa 1 euro e lascia i pennelli super profumati di cocco. Per le spugnette invece utilizzo questo sapone di Marsiglia che si è dimostrato fra i migliori metodi e qui lo so, è un piccolo problema con gli accessori per pulire i pennelli. Ce ne sono vari, come di Primark, questo qui l'ho preso su Amazon, quello lì è di Primark e l'altro non mi ricordo, però alla fine decido di utilizzare lui perché è più comodo. E questo è un prodottino che mi è arrivato con un ordine di pennelli di Real Technique che voglio assolutamente provare, ma niente, ci ho fatto solo un pennello, quindi lascio stare. Quindi la cosa che faccio è mettere il sapone in una vaschettina e dopo inizio a pulire i miei pennelli. Io impiego circa un'oretta abbondante a lavare tutti i pennelli, però è una cosa che veramente amo fare e mi rilassa tantissimo. Comunque parto con il mio primo pennellino, che è quello di Huda Beauty per il Tantour, e vado finché non lo vedo limpido, bello, bianco, senza quel colorastro lì marrone, vado a strofinarlo sul mio tappetino finché non diventa bello profumato come voglio io. E una cosa importantissima è innanzitutto usate l'acqua fredda, al massimo un po' tiepida, altrimenti se vi va a finire nella colla è la fine del vostro pennello, quindi dovreste dirle addio. E un'altra cosa è strizzare l'acqua, farlo vedere Yaya, ecco brava, così, e metterlo in posizione verticale, ecco, non verticale, orizzontale, ok? Ormai l'ho detta così e non mi va di registrare di nuovo, quindi va bene, errore. Andiamo avanti. Questo è super sporco, mamma mia che schifo, lo so, però è importante far vedere anche questo perché a volte non ci si rende conto dello schifo, dello sporco che si accumula nei nostri amati pennellini e che noi andiamo a metterci, a spiaccicarci sul nostro bel faccino e non va bene. E quindi procedo qui alla velocità della luce a pulire i miei pennelli. Sono un po' maniaca, cioè io li apro anche, ecco, infatti sto appunto facendo vedere per controllare che le setole siano ben pulite anche sotto. E qui procedo, questo qui è il mio pennello preferito in assoluto, il mio pennello della vita per il bronzer, per il blush, per qualsiasi altra cosa, sfumo il mio bronzer in 3 secondi, è veramente pazzesco, assurdo. E comunque spero che l'audio si senta bene, perché è la prima volta che registro un makeover, quindi non lo so, speriamo vada tutto bene insomma. Quindi oggi mi passerò la mia bella giornatina a pulire i miei amici. Erano sporchissimi, devo dire che io sono, essendo così maniaca, li pulisco ogni volta che li uso con uno spray, tipo c'è il brush cleanser di MAC, è fantastico, è un liquido che io utilizzo ogni volta che appunto mi trucco, però a volte hanno bisogno di una bella lavatina e almeno una volta ogni 15 giorni è una cosa che faccio e quindi avevo accumulato tantissimi pennelli, non sapevo più cosa usare, però volevo fare questo video e avevo piacere di darvi comunque i miei consigli. Ecco, lo spreco ovviamente di acqua ci sarà, quello purtroppo è da dire, come tanto balsamo, tanto shampoo, cioè ne va consumato, però io appunto uso questo perché ha una buonissima profumazione e comunque lo pago 1 euro, quindi va benissimo così. Un altro rimedio, se volete, è anche un banalissimo balsamo, va benissimo per lavare i pennelli, un qualsiasi shampoo che sia delicato. Comunque ho provato tantissimi metodi, ma questo si è rivelato essere il migliore perché quando vado a tirare fuori i miei pennelli profumano tantissimo di cocco e non so se riuscirò a cambiare metodo, questo è per ora il mio preferito. Ah, che schifo, che vergogna, sono un po' sporchini, intanto pulisco anche il tappetino perché si accumula tutto il fondotinta, quindi non vorrei poi andare a sporcare ulteriormente i pennelli che laverò dopo. E quindi bene, questi qui li strizzo per bene
e vado avanti, vado avanti. Questo era un pennello trapulito, per esempio, però va benissimo, un bagnetto mi fa bene, voglio dire. E qui sembra che siamo già arrivati agli occhi. Ehi là, come sono stata veloce. Comunque per i pennelli occhi vale la stessa identica cosa, ovviamente. Ecco, quando andiamo a lavare i pennelli non andiamo a fare troppa pressione sul tappetino, anche perché sono delicati, sono i nostri amici. Ecco, questo qui per esempio è... oh mio Dio, sporchissimo. Quando li lavavo non mi rendevo conto di quanto fossero sporchi, però vabbè. Insomma, stavamo dicendo, mi sono dimenticata. Ok, fa niente. Avanti pure così. Comunque questo qui invece è il mio pennello preferito da correttore, è di MAC, lo amo alla follia, è perfetto, ha delle setole super fitte, veramente pazzesco. E quindi procedo con i pennellini occhi, qui il lavoro si fa molto più interessante, ed ho sbagliato a mettere dei guanti perché alla fine del video ho le mani come quando da bambina stavo 2 ore in acqua al mare. Ecco, quello è l'effetto che si ottiene non usando dei guantini. Perfetto, benissimo così. Comunque procedo, vado avanti. Ecco, questi i pennelli occhi si lavano in 3x2, a parte qualcuno che ho usato tantissimo e ho lasciato sporco per troppo tempo, tipo questo qui di Nabla, fantastico, infatti lo lascio in ammollo a fare un bel bagnetto lungo dentro lo shampoo, così si pulisce per bene. Questi sono i pennelli che uso per fare le cat crease, comunque per usare le basi, quelle belle importanti tipo la P. Louise, e non lavandole subito si secca un po' il prodotto, quindi ha bisogno di stare un po' più in ammollo. E vabbè, non lo farò mai più. E ogni tanto una bella sciacquatina anche a tappeto sta bene. Non so come questo video come stia venendo, perché è la prima volta che faccio questo genere di video e non so, spero vi piaccia, insomma, che si capisca quello che dica e che mi possa essere anche utile nonostante la mia voce orribile, perché veramente non mi odio, odio la mia voce, quindi vabbè, facciamo finta di niente, fate finta che io sia tipo Celine Dion, immaginatevi qualcuno con una voce d'angelo in questo momento. Comunque, dai, fatemi sapere, voi cosa state facendo in questa quarantena? Io sto cercando sempre di vedermi impegnata, mi trucco, mi ritrucco, mi trucco, mi strucco, faccio, dico, cerco di passare le mie giornate e queste sono le occasioni per fare 1000 pulizie che non avevo mai potuto immaginare di fare, anche se ormai dopo 1 mese e mezzo non so più cosa pulire, quindi sporco più pennelli possibili, così almeno, insomma, impiego il mio tempo diversamente. E qui direi che ci siamo quasi. Sì, sono i pennellini che uso appunto per le cat crease e eccole qui, ciao, mamma mia quante sono. Bene, al massimo nella mia vita ne accumulavo 3, non così tante, però per fare il video avevo bisogno di roba sporca, insomma. E quindi lascio inzuppare bene bene le mie spugnette, metto via il tappeto che ormai non mi servirà più. Ciao amico, grazie. Ed eccoci qua, parto con le spugnette, ecco, oh mamma mia, qui c'è lo schifo, qui è vietato a deboli di stomaco. Comunque le spugnette invece le lavo con un classico sapone di Marsiglia, che sia puro, non usate saponi profumati o che abbiano cose strane, perché comunque vanno a rovinare le spugnette. Comunque, pronti a star male? Oh mio Dio, che schifo. È orribile quello che viene fuori da questo cosino così carino che ci piace tanto quando li trucchiamo, eppure dentro di sé nasconde delle cose orribili. Comunque vabbè, nel frattempo metto quella di Nabla giù così si inzuppa per bene, poi la sposto, non so perché. Comunque niente, vi faccio fare un altro giretto perché c'era una macchiolina che non veniva via e mi dava troppa noia, quindi vado e la strofino dappertutto così riesco a pulirla per bene e vi faccio un bel massaggino rilassante. Ed eccola qui, tada, come nuova, un'altra strizzatina e via. Un quarto d'ora per fare una sola spugnetta, quindi adesso velocità della luce. Mi do da fare per lavare tutte le mie spugnettine belline. Questa qui è di Emax Design, la adoro, mi piace da matti, l'avevo vista da Vittoria Benfenati e l'ho acquistata subito su Amazon, sono fantastiche, sono veramente delle spugnette fantastiche. Mi ricordo, vi metto il link qui sotto perché dovete averle assolutamente.
10 euro 6 spugnette, una meglio dell'altra. E qui non so che spugna sto lavando in questo momento, comunque vabbè, andiamo avanti, va. Anche questa spugna è di Emax Design, è il dupe perfetto, esatto, identico alla Real Technique, la mia spugna preferita, ma devo dire che queste spugnette l'hanno, oh mamma mia, hanno preso il suo posto, insomma, sono veramente fantastiche. E alcune spugnette le ho buttate, fra cui una di Primark, mi sono rifiutata di lavarla perché non mi è piaciuta per niente, troppo dura, non mi stendeva bene come tinta, quindi alcune spugnette le vedete lì, poi ciao, spariscono perché sono finite direttamente nel pattume. E questa poveretta qui, questa è una beauty blender originale, ormai è quasi vecchietta, sta facendo delle crepine, ma non so, vorrei provare a utilizzarla ancora un pochettino, anche perché per quello che costano, cioè, insomma, capite, perché ci tengo a lavarla per bene anche se è un po' rotta, però vabbè, dai. E ci siamo quasi, 3, 2, 1 e voilà, pennellini e spugnette belli, puliti, profumosi e bagnatissimi. E adesso un'altra cosa che faccio è, intanto, ok, stendo un asciugamano sul divano perché ho il tavolo incasinato, mi sono appena truccata, quindi potete immaginare. E una cosa che uso sono queste retine che ho comprato tantissimo da Primark, che adesso non le ha, cioè adesso, le ultime volte non le avevano più, però alcune le ho comprate su Cosmetic for Less, le fa Essence, sono fantastiche sia quando andate in viaggio e sia quando lavate i pennelli per non far perdere la forma dei vostri pennellini. Eccola qui, infatti io la inserisco e poi schiaccio un pochino per ridare la forma naturale del pennello e procedo con tutte le mie retine, quindi accelera, ecco, brava Iaia. Così i pennelli in una notte, adesso poi è anche caldo, quindi si asciugano velocissimamente, si può dire, non lo so, vabbè, ormai l'ho detto. Comunque vado a inserire tutti i pennellini e visto che ho poche di queste retine, alcuni pennelli da occhi per esempio, li metto anche insieme, insomma non succede niente, l'importante è che le setole non si separino, insomma, e che vadano a rovinarsi. Eccoli qua, infatti, eccoli qui, ho fatto la coppietta felice. Alcuni pennelli tipo per la base, quelli che vedete i primi due vicino alle spugnette, non metto la retina perché non hanno bisogno, quindi li metto anche senza, non c'è bisogno. E quindi questo era il mio metodo per lavare i pennelli, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, supportatemi con un bel like, seguitemi anche su Instagram e noi niente, ci vediamo al prossimo video!